Grazie infinito. Ma devo dire che già nel guardare questo video, queste fotografie, si accende in me una fortissima emozione. Per spiegare un pochino la riservatezza del professor Antonio Ruberti, mi ricordo che quando lo salutai da rettore dell'Università di Roma La Sapienza, perché nominato, appena nominato ministro dell'allora Ministero senza portafoglio della ricerca, lui mi guardò e mi disse: ma perché mi saluta? Lei domani dove va? Prende servizio con me? Fu quello il modo sia per dire che dal giorno successivo ero stato nominato capo della segreteria del ministro. Devo dire che venerdì, partecipando ad una riunione a cui hanno partecipato i nuovi presidenti degli enti pubblici di ricerca, mi ha colpito molto una frase detta dal sottosegretario Gianni Letta. Ha detto: un grande scienziato, un grande politico, e devo dire che in ogni luogo io vado si ricorda sempre il nome, sia in nazionale sia a livello europeo, si ricorda sempre il nome del professor Antonio Ruberti. Io ho lavorato al suo fianco per moltissimi anni ed infatti uso dire che è stato il mio maestro di vita e di lavoro. E qualche volta mi lancio anche un pochino più avanti, me ne scusi la famiglia, voglio scusarmi con loro, perché uso dire che lui ha avuto 4 figli naturali ed uno istituzionale, che sarei io in poche parole. Ho passato con lui momenti bui e momenti felici. Ricordo gli anni di piombo, la cacciata di Lama dall'università, le vili uccisioni di Bachelet e Tarantelli, le occupazioni, la Pantera Nera. Ma ricordo momenti belli, la ripresa dell'inaugurazione degli anni accademici, voluta dal professor Antonio Ruberti nell'Università di Roma La Sapienza, i concerti in Aula Magna, le lauree honoris causa, i festeggiamenti per i 50 anni dell'Università di Roma La Sapienza, le approvazioni delle leggi per l'università, ben 87 provvedimenti legislativi per l'università e la ricerca, il famoso progetto Quadrifoglio, e la legge per il Ministero, l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca. Erano, vedete, in questo contrasto di luci e ombre, emergeva comunque allora il grande rispetto che c'era per l'Università e per la ricerca, sia da parte politica sia da parte istituzionale. La grande attenzione che portò il nostro Paese a raggiungere l'1,5 del prodotto interno lordo in ricerca, e siamo fermi da tantissimi anni, forse all'1,1% del prodotto interno lordo. Fummo valutati dall'OCSE e come sistema università e ricerca ci posizionò tra il 5° e il 6° Paese più industrializzato nel mondo. Oggi siamo 18° in Europa e 19° nel mondo. Ruberti aveva un'idea fissa: che l'insieme delle conoscenze e delle competenze che si acquisivano nell'arco della propria vita all'interno dell'università, degli enti pubblici di ricerca, costituivano quel capitale immateriale, ossia la vera ed unica ricchezza di una nazione. Quindi lui usava dire che la globalizzazione era sicuramente importante guardarla sotto l'aspetto della crescita dei mercati e delle borse, lo scambio delle merci, ma non bisognava in alcun modo perdere di vista la crescita qualitativa dell'individuo, che era quella che poi in realtà dava la possibilità dell'accrescimento del capitale materiale. Che posso dire? Un grande riformatore, lo dimostrò da preside della Facoltà di Ingegneria, da rettore, da ministro, da commissario a Bruxelles, da presidente della 14ª commissione della Camera dei Deputati. E devo dire che questa ripresa oggi del pensiero di Ruberti mi fa capire che già allora eravamo nel giusto e mi fa ben sperare che il futuro dell'università e della ricerca nel contesto nazionale, ma soprattutto nel contesto internazionale e in Europa, possa essere ripreso con forza. Abbiamo perso del tempo, e sempre Ruberti usava dire: il tempo, ahimè, è una risorsa non rinnovabile, ma credo che conoscendo la determinazione, la forza degli italiani, dei nostri scienziati, delle nostre imprese, avremo tutte le carte in regola per riprendere il cammino verso la crescita, l'innovazione e lo sviluppo. Perciò voglio dire, colui che riceverà questo premio si deve sentire orgoglioso, quanto io mi sono sentito orgoglioso di lavorare con un uomo come Antonio Ruberti. Grazie.